Ciao a tutti, eccomi qui per un altro video, un video acquisti fatti ieri a Bologna, martedì, e sto facendo il video adesso perché ho un po' più di tempo per farlo. Parto subito dall'ultimo acquisto che ho fatto, l'ho fatto all'Altro Gusto e ho speso 7,20 euro. Vi faccio vedere la foto del bubble tea che ho preso. Scusate un attimo. È un bubble tea che ho speso 3,70 euro. È un milk tea al tè nero col gusto di fragola e le bubble al lampone mirtillo. Poi ho preso per 3,50 euro questi mochi. Sono dolcetti di riso glutinoso al tè verde. Dentro ce ne sono 6, vedo, di cui due li ho mangiati ieri e uno l'ho dato per far assaggiare a mia madre, che poi non ha capito che cosa sia questo qui. Boh, non ne ho idea. Sono molto buoni, sono alte verde e sono buonissimi, morbidi, tutto quanto. Già un'altra volta vi ho già assaggiato dei dolci giapponesi prendendo con delle box che si chiamavano Japan Crate, una cosa del genere. Questi qui, questi dolcetti qui, li ho pagati 3,50 euro. Ce ne sono 6, c'erano in questa sorta di bubble tea store, c'erano diversi gusti. E lì ho visto che facevano anche il gelato arrotolato. Ovvero, dopo nell'info box vi metto i video dove fanno vedere che il gelato lo fanno arrotolato. Non il gelato normale che li prendono, li fanno a palline lì, prendono un po' di gelato e l'arrotolano. Ve lo faccio vedere nell'info box i video. Poi, in altra parte, sono andata da Tiger. Ci dovevo andare anche per mia madre perché voleva quella sorta di disinfettante da mettere in borsetta da portare via. Allora mi sono fatta fare due scontrini a parte. Vediamo se questo è il mio o quello di mia madre. Sì, questo qui è quello del mio scontrino. Ho speso 12,50 euro e ho preso questo cuscino qui per 5 euro. L'unica sfiga, se vedete bene qui, è un po' rotto, me ne sono accorta proprio giusto appunto ieri sera, e l'ho pagato 5 euro quello lì arcobaleno. Poi ho preso sempre un altro cuscino che mi piaceva molto da mettere sul mio letto, questo qui per 4 euro, che poi li metterò a lavare, che poi li poggerò su un letto da fare in bella vista. Poi un'altra cosa che ho preso sempre da Tiger è questa lampadina a LED forma di arcobaleno. Ho speso 3 euro. Per mia mamma invece ho speso sui 4 euro per 4 lampadine. No, questo non c'entra niente. Un altro scontrino del bar. Sì, ho speso 4 euro per 4 ammucchine per mia madre. Poi l'ultimo due acquisti che ho fatto, ve li faccio vedere. Sì, sono ritornata alla Lego e ho speso anche lì una bella cifretta. Ho speso 28 euro e 97 per. Adesso ve lo faccio vedere subito. 9,99 euro per Mickey Mouse and Friends. Questa qui è Donald Duck, mi piaceva molto. Poi ho preso anche questo qui, Pluto and Goofy, per 14,99 euro. Mi piacevano tantissimo.
ultima cosa che ho preso al brick store, alla Lego, scusatemi, questo qui, il mini figures, non lo so cosa sia dentro, l'ho pagato 3,99 €, se mi piacciono quasi quasi prendo anche gli altri. Questo qui è la mini figures, se non vado errato, non mi ricordo, degli Avengers, una cosa del genere, non mi ricordo, vediamo se c'è scritto, Super Heroes Series, DC Super Heroes Series, ho preso uno. Poi l'ultimo acquisto l'ho fatto da Sephora, sì, l'ho fatto da Sephora, mi ha pagato 4,94 € per, vi faccio vedere, due piccole ammucchine per me, ne avevo presa un'altra, se vi ricordate, al gusto cherry, se non vado errato, solo che non l'avevo ancora finito, ma ho perso il barattolino che non so che fine abbia fatto. E mi hanno dato in omaggio un profumo di Azzaro. Con questo è tutto, alla prossima, ciao.